editorialista di Repubblica, conduttore di Circo Buonasera. Massimo. Maria Latella, giornalista scrittrice, Buonasera. Conduce l'intervista su Sky TG24. Claudia Fusani, giornalista di Fiscali.it ed è sempre con noi il direttore del TG4, Mario Giordano. Qual è, destra o sinistra? Prego, ma dove vi pare? Massimo Giannini. Allora, abbiamo detto Mario. Strutturati su pericoli culturali, economici, quindi datevi da fare. Massimo Giannini. Sì, ma il primo pericolo è di ordine culturale, lo ricordavate prima, Bassetti della Conferenza Episcopale Italiana ha parlato chiaramente di razzismo. Io vorrei sapere in nome di quale principio anche lei è riuscito a difendere le affermazioni del vostro candidato alla Regione Lombardia, Fontana, che ha parlato di difesa della razza bianca. Che cosa, come lo vogliamo chiamare se non è razzismo questo? No, mi perdoni. Mi scusi, eh? Il buon Dio ci ha fatto diversi, sì. Fortunatamente. Non dico migliori o peggiori, ma qua siamo in cinque. Siamo diversi. Far finta che non siamo diversi è una follia. Razzismo significa ritenermi superiore a lei, perché io sono bianco, lei è giallo, lei è verde, lei è nera. No, io non mi ritengo superiore a nessuno. Il discorso di Fontana, di Salvini e della Lega, che si traduce nel prima gli italiani, è che in questo momento storico, con questa disoccupazione, questa fame e questa preoccupazione che c'è a casa degli italiani, più immigrati fai arrivare, più alimenti la confusione. C'è un posto di lavoro da difendere, c'è una cultura da difendere, c'è una tradizione da difendere. Non un colore parola, della pelle, diciamo. Ma a me che me frega. Ma io, non una razza. Uno può essere bianco, giallo, rosso, verde, se è una brava persona è il benvenuto a casa mia e un mio fratello. Va bene. Quindi va, non distingo gli esseri umani in base al colore della pelle. Ma lei no, ma Fontana l'ha fatto. Però, scusate, però, dibattere per 15 giorni la parola razza che è stata usata a sproposito, e non del contenuto. Che è quello è che ci diceva Oriana Fallaci 15 anni fa. Ragazzi, ci stiamo portando un pericolo in casa, rischiamo di annientare secoli di cultura, di storia, di letteratura, di allora, arte, di tradizione. Vi chiedo una mozione d'ordine, passerei alla parte economica e tornerei, chiuderei sulla parte culturale se vi va bene. Ma però posso, Maria Latella voleva fare una domanda. Collegata? Lei ha proposto asili per tutti, cosa che io sento proporre dalla politica da 30 anni, ma nessuno li ha fatti mai. No. Le chiedo, questi asili gratis per tutti, sì, ovviamente dovrebbero accogliere anche i molti bambini, figli di immigrati che vivono in Italia. No, volevo essere chiara su questo. Ma perché mi fa sta domanda? Lo state portando a sinistra, fermatemi. No. Perdoni, però... Una correzione. Regione Lombardia, amministrata dalla Lega da 20 anni, ogni anno garantisce l'asilo nido gratis a 15.000 bambini, di tutti i colori e di tutte le razze, che altrimenti non se lo potrebbero pagare. A me piacerebbe fare per tutti gli italiani quello che facciamo per 15.000 mamme e papà in allora, Regione Lombardia. Viva Maroni! Viva chiunque l'abbia fatto, certo. Allora, scusate, partiamo dall'economia e partirei con Massimo Giannini di nuovo. Poi ci spostiamo Giordano Fusani e poi proseguiamo il programma della Lega. Prego. Ma allora, sull'economia oggi è scoppiato l'ennesimo caso, no? Perché ieri Berlusconi è andato a Bruxelles e ha rassicurato, peraltro accolto con tutti gli onori, il che è già stravagante perché a Bruxelles avevano contribuito a accelerare la caduta del governo Berlusconi con tutte le perplessità, i mercati che fecero quello che fecero nel 2011. Berlusconi ha detto, tranquilli, noi rispetteremo il tetto del rapporto deficit-PIL al 3%. Passano 24 ore e stamattina lei dice esattamente il contrario. Certo. Cioè, a me del 3% prima non me ne frega niente. Dell'Italia, allora certo. Le faccio una domanda. Vi state prendendo in giro tra di voi prendendo in giro noi cittadini? No, molto semplicemente. Ci sono delle regole. Ci hanno messo delle regole. Sì. A Bruxelles hanno deciso delle regole per il nostro bene. Perché ovviamente dicono lo facciamo per il vostro bene perché siamo bravi. Quindi, tradotto, è tardi, è martedì, però... Non puoi sforare il rapporto 3% deficit PIL, cosa che quanto produci, quanto spendi. Cosa che i francesi viene. Superano, che gli spagnoli superano. Non superano più. Perché vi fa bene e poi andate in pensione tardi perché vi fa bene, poi tagliamo soldi ai comuni perché vi fa bene. Il mio principio è la Costituzione. Posso finire? Il mio principio è la Costituzione italiana.
La Costituzione italiana dice che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e una Repubblica libera e sovrana. Quindi quando vado al governo, il mio impegno è di rispettare tutte le regole di questo mondo se non danneggiano le mie famiglie, il mio paese e le mie imprese. Prevede anche il pareggio di bilancio, però. Se le regole che mi impongono mi portano ad avere 10 milioni di povere, come è in questo momento in Italia, sono regole sbagliate e io non ho il diritto, da uomo di governo che risponde a 60 milioni di italiani, ma ho il dovere di andare a cambiare quelle regole perché prima viene il mio paese. Aspettate un secondo, un'altra... Diciamo, la Costituzione prevede pure che se noi firmiamo un trattato internazionale quello ha un valore cogente su di noi, tant'è che la Corte Costituzionale spesso ha detto no, questa la dovete rispettare. Sono tutti trattati che abbiamo firmato noi, la Costituzione proprio perché liberi e sovrani. No, la Costituzione prevede pure che il risparmio di tutti gli italiani sia garantito in ogni sua forma e grazie a Renzi e all'Unione Europea sono stati fregati. Prego, Giannini, l'ultima, poi Giordano Cruzani, prego. Ripeto, la Costituzione italiana per voto del Parlamento italiano prevede anche il pareggio di bilancio concordato con l'Europa, prima cosa. Questi 15 Seconda anni... cosa, rimane il problema che lei dice il contrario di Berlusconi, no. E volete governare il paese. Comune per... No, c'è un programma comune. Politico è questo. No, mi scusi. Chi ha ragione lì? Lei o Berlusconi? No, mi scusi, io posso venire da Floris a parlare e a dire, Berlusconi può andare a Bruxelles a dire, c'è un programma comune scritto, in questo programma comune scritto c'è la revisione dei trattati europei e soprattutto... che le regole previste dalla Costituzione italiana vengono prima delle regole che arrivano da Bruxelles e da Berlino. Arrivano io da Bruxelles perché rispettiamo la Costituzione. Merkel. Mario Giordano. Però aspetta, Maria, aspetta, Giordano, Fusani, Maria Latella, prego. A parte che appunto mi piacerebbe capire se fra queste modifiche delle norme economiche c'è anche appunto la modifica della norma che prevede il pareggio in bilancio. Il fatto che oggi sia stato presentato il professor Bagnai da Salvini mi fa pensare che almeno lui vada in questa direzione. Ma la domanda che volevo fare un'altra riguarda la flat tax. Non sto a fare la solita domanda 25-23%, 15%, perché poi come al solito si troverà una mediazione oppure si farà gradualmente. La domanda è: come si risponde? Cioè, quali misure vengono fatte per porre un rimedio all'altra obiezione? Cioè, per fare in modo che Paperon de Paperoni non paghi tanto quanto l'operaio? Cioè, esistono delle forme, sono state pensate, sono state studiate, delle formule per rendere progressiva comunque questa norma che credo nella sua semplicità possa avere un senso se esistono appunto delle altre formule di mediazione. Allora, traducendo, se tu abbassi tutte le tasse al 10%, chi è ricco si guadagna un po' di soldi, no, chi è povero? Al 15, al 15, dice lui, al 15 o al 19, al 23, però previste. Poi devono essere inserite delle formule. Sì. Sono previste, ovviamente, come per gli asili nido. Io do gli asili nido gratis a chi non se li può permettere. Se tu guadagni un milione di euro, l'asilo nido te lo paghi e la sanità te la paghi. Fino a 35.000 euro sono previste 3.000 euro di deduzione per ogni familiare a carico, che sopra una certa quota evidentemente spariscono. Quindi il ragionamento è far pagare meno per far pagare tutti, perché il problema è che oggi in Italia c'è un esercito di furbetti che non vuole pagare, che va all'estero, che finge di lavorare all'estero e poi incassa in Italia, fa frode abbassando fiscale, le tasse per quello condannato. No, perché sono sempre di meno quelli che pagano. Sì, però uno è Berlusconi, l'ha deciso la legge italiana, il vostro non leader. Faccio il giudice, non faccio il giudice e non faccio i processi sul passato, dico per il futuro che l'artigiano, il commerciante o la partita IVA, che oggi fattura 30.000 euro, a cui lo Stato oggi chiede il 70% di quello, per cui uno il negozio lo chiude e la partita IVA la chiude, se io gli chiedo meno, questo lavora. E magari alcune aziende tornano in Italia e assumono dei ragazzi italiani. Okay. E poi Maria Latella, prego. Salvini, senta, secondo me invece il suo progetto politico sta un po' fallendo. E le dico perché. Ma se non sto governando, come sta fallendo? Sta fallendo in questo senso. Lei era partito dicendo, volendo essere il leader di un gruppo, di un'alleanza politica. Prego. E invece abbiamo visto ieri, è stata una cosa assolutamente incredibile, no? Quello che ha detto Berlusconi, il 3%, ha detto Giannini, ma non solo, anche parlando anche quando Berlusconi ha parlato della Merkel, la Merkel è una grandissima amica che supporta la nostra campagna elettorale,
ha parlato della casa comune della UE come un luogo sicuro dove stare, un punto di riferimento da cui non si può prescindere. Aspetti, e poi vediamo le ultime fotografie sue, sono le fotografie di lei quando stava a Arcore davanti all'albero di Natale, appunto ad Arcore. L'altro giorno invece qui, l'altro giorno era a Roma, Palazzo Grazioli, con quel foglietto in mano del programma comune. Insomma, il suo ruolo sembra, il suo progetto della Lega sovranista, lepenista, sta piano piano annacquandosi rispetto a un Berlusconi che risorge. Secondo me suggerirà l'esatto contrario. Ma lo dico con tutto rispetto a. Mi creda, la sensazione è esattamente opposta. No, guardi, il mio avversario, io non ho nemici, la vita è troppo breve e troppo bella per coltivare odio e avere nemici. Il mio avversario politico è Renzi, è un partito democratico che ha tradito la sinistra e ha svenduto migliaia di aziende di italiani alle multinazionali straniere. Quindi io voglio chiuderla con questa finta sinistra. Il mio avversario non sono i 5 Stelle, no. Il mio avversario è colui che ha fallito e, secondo me, preso in giro gli italiani per 6 anni. All'interno del centrodestra io sono diverso da Berlusconi, è ovvio. Per età, per storia, per ricchezza, per agenda opposta. Berlusconi ci tiene a essere accreditato e stimato nei palazzi di Bruxelles. Io ci tengo a conquistare il cuore degli italiani. Senta, a me interessa meno il palazzo di Bruxelles, mi interessa. Io domani sono a Cagliari e mi interessa parlare di lavoro a Cagliari. Scusi, ma vi state, non so se sto simpatico alla Merkel, non mi interessa, no, spero di no. State facendo il carabiniere buono, che sarebbe Berlusconi che abbraccia la Merkel e racconta le barzellette in TV, e il carabiniere cattivo. No, glielo chiedo. Siamo perché il primo ruolo stona per il fatto del carabiniere. La cosa che si dice spesso è che probabilmente se il centrodestra andasse molto bene alle elezioni, a un certo punto faranno in modo da espellere la Lega o spaccarla, divisa a metà, tenendosi diciamo una parte maronita o maroniana e costringendo lei all'opposizione. Allora, scusi, se le cose andassero così, perché avete fatto la campagna elettorale insieme? No, non succederà. Io la vedo molto più semplice. Io vedo un PD che sta governando da 6 anni e ha fallito, 5 Stelle che fino a che si tratta di dire non va bene, non va bene, non va bene, sono i numeri uno e poi governano Roma da 1 anno e mezzo con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. È un centrodestra che governa alcune centinaia di comuni, la Lombardia, il Veneto e la Liguria, a cui la gente crede ma vuole un po' di novità, un po' di... Sa quanti mi dicono? Se tu non fossi con Berlusconi... ti avrei votato con più gioia. Il mio ragionamento è molto semplice. Io da solo cambio l'Italia? No, perché io non faccio politica per essere eletto parlamentare, faccio politica per dare un futuro migliore ai miei figli. Da solo non ce la faccio. Con l'alleanza di centrodestra è possibile farlo. Ci sono delle differenze fra Salvini e Berlusconi? Sì, buon Dio. Ci sono delle differenze fra Lega e Forza Italia? Sì, buon Dio. Saranno gli italiani che sceglieranno il centrodestra, stando a tutti i sondaggi, il 4 marzo, a decidere se il centrodestra dovrà avere la guida di Berlusconi, con tutto quello che ne consegue, o se dando un voto in più alla Lega si fideranno di questa faccia. E io faccio questa scommessa. Senta, e io faccio questa scommessa. Arriva Massimo Giannini. Berlusconi ha anche promesso di abbattere il debito con un grande programma di privatizzazioni. Lei ogni volta che c'è stato un tentativo ha detto no, state svendendo, no, quello è patrimonio del popolo italiano. Lei ha in mente che cosa potreste vendere? Ma guardi, un conto è vendere, un conto è svendere. Io quando ero consigliere comunale a Milano mettemmo sul mercato, fummo i primi con la giunta leghista di Formentini a fare la privatizzazione dell'azienda energetica, incassando tanti soldi, coinvolgendo dei privati e restituendo alla comunità quei soldi. Altre privatizzazioni sono stati dei regali agli amici degli amici italiani e soprattutto stranieri. Sì, però Berlusconi dice 9 miliardi in 5 anni, come li fa? C'è un patrimonio di immobili inutilizzati che potrebbero e dovrebbero essere messi sul mercato. Ma se qualcuno mi dice vendiamo pezzi di Poste Italiane dove milioni di italiani hanno depositato i loro risparmi, assolutamente no, perché io non voglio che i risparmi degli italiani siano a rischio. Le aziende strategiche, per quanto mi riguarda, devono essere italiane. Abbiamo già ceduto ai francesi sotto costo.
le banche, le assicurazioni, i supermercati. Poi quando vai a fare la spesa al supermercato, ovviamente trovi i prodotti francesi, trovi i prodotti stranieri, con tanti saluti per la nostra agricoltura. Dal punto di vista immobiliare è pieno di palazzi, lo ricordo come consigliere comunale a Milano, le cartolarizzazioni che 10 si possono anni per mettere vendere sul mercato. Aziende strategiche per il futuro dell'Italia, no. Quindi le case, perché... Senta, le quindi case su Mediaset come bisogna comportarsi? Mediaset non è mia, quindi non è pubblica, però. Come se lo fa? Aspetti, Giannini, prego. Però da quello che capisco, il gli debito, immobili, le case. Sì. Ma guardi, il debito... Le cartolarizzazioni stanno ancora, devono scattare quelle del debito dell'epoca. In Italia lo abbatti in una maniera sola. In una maniera sola. Tagliando? Facendo lavorare la gente. Vabbè. No, pensavo Giannini, facendo Giannini, Giordano, Susani, prego. Sì, allora, fermo restando che la frase di Berlusconi sulle privatizzazioni, i 9 miliardi, è come Totò che vende il Colosseo, più o meno. Ma a parte questo, è un altro argomento sul quale non siete d'accordo, evidentemente. Le aziende strategiche italiane devono rimanere sotto controllo italiano. L'ha detto chiaramente, quindi prendiamo atto che c'è un altro punto non marginale sul quale da alleati che si accingono a governare non siete d'accordo. Però torno al tema fiscale che mi sta molto a cuore. Lei prima ha fatto un riferimento importante alla questione dell'evasione fiscale, la lotta, certo, all'evasione fiscale. Benissimo, sacrosanto, viva Dio. Quello che diceva Giovanni Floris prima rimane agli atti, cioè lei governerà, se governerà e vincerà con le elezioni, con un signore che è stato condannato per frode fiscale, ma questo appartiene al passato. Aspetta, no, però, ma soprattutto posso dire una cosa, però, di cui vado orgoglioso. Ma non è la domanda che voglio fare. No, ma guardi, questo poi lo chiederei da Berlusconi. Matteo Salvini può essere criticato su tante cose, ma in tanti anni di attività politica a tutti i livelli non ha mai avuto mezza inchiesta per aver rubato un euro. Voglio chiedere un'altra cosa. Sulla mia onestà non transigo e non si discute. Benissimo. Volete fare il processo a Berlusconi? No, fatelo. No, ma è una questione, diciamo così, di cronaca. Sull'onestà e sulla correttezza. Però non è la domanda che voglio fare. La credibilità Salvini della lotta, esatto, contro l'evasione da parte di un condannato per frode fiscale. Da un lato. Dall'altro lato aggiungo un'altra cosa. Lei, ripeto, giustamente chiama le armi contro gli evasori. Poi mi sono andato a leggere il vostro documento in 10 punti, che contiene tanta bella roba. Al primo punto, tema fiscale, c'è scritto: pace fiscale con i piccoli contribuenti, questo, in difficoltà economica, chiusura, questo, di tutto il contenzioso e delle pendenze tributarie, quindi condoni a pioggia. La lotta all'evasione fiscale la facciamo con i condoni, Salvini? No, è un ragionamento... Questi sono condoni, No, ma mi scusi. Allora, attualmente, lo dissi già qua una volta, lo Stato italiano aspetta di incassare 1.058 miliardi di euro da cartelle di Equitalia, che sono in un terzo delle case degli italiani. Quindi stasera in questo studio uno su tre ha una cartella di Equitalia a casa, e conoscendoci non penso che ce l'abbiate perché avete comprato il quarto Ferrari o la quinta villa in Sardegna. Nel 50% dei casi sono sotto i 100.000 euro perché è il pensionato che non ce l'ha fatta a pagare il mutuo, è l'artigiano, è il commerciante, è l'imprenditore. Sotto i 100.000 euro, ripeto, quello che c'ha la cartella. Perché in Italia il problema è che... Quindi le butta tutte via. No, aspetta, fammi finire. Sto finito. Okay. In Italia, se evadi tanto e freghi tanto, l'accordo con lo Stato lo trovi, se sei un cantante, un calciatore. Più freghi, più trovi l'accordo. Se sei un poveretto di questi che ha la cartella da 40.000 euro, sei fottuto. E sei costretto a lavorare in nero perché lo Stato ti chiede 40.000 euro di tasse. Se non hai pagato le tasse, Salvini, non è più no, non ne sei riuscito. Ma alcuni non sono riusciti, altri non hanno bellamente pagato. Perché hai perso il lavoro, perché il negozio è andato... Anche allora posso non fare pagare, due cose. Dai. Scusa, quindi il non farmi alzare la voce. Così. Posso fare due cose. O faccio finta di niente. Mi tengo sulla carta questi milioni di italiani con le cartelle Equitalia che non mi pagheranno mai. E questi lavorano in nero e non mi pagano le tasse. Oppure li convoco uno per uno, come fanno in paesi più civili del nostro, e gli dico: mi devi 30.000 euro, mi dai il 15%, io incasso come Stato 50 miliardi di euro, e tu torni a lavorare, a sorridere,
e a pagare le tasse. Allora, io preferisco ci sono due problemi, ora tocca a Mario Giordano. Ci sono però due problemi. I condoni fiscali finora davano anche 2,5% e 5% e non è che ne hanno approfittato tutti. Lei prevede di abbassare le tasse al 23% come aliquota unica, promettendo il 15. No, lui già è 15. Il 15, ecco, sì, guardi, diciamo 23 con Berlusconi. Ma stasera lei arrivando... è un uomo fortunato perché risparmia 15 euro. Che poi mi dà... Se lo trovi lei, dice. La risposta è se lo trovi lei, la risposta. Ma chi è questo? Questa risposta non l'ho avuta, ma me la cercherò qua. 198 pagine, che sono anche date su internet, tassaunica.it, che spiegano la tassa unica. Senta, che è a casa. Mario Giordano. Matteo Renzi ha ragione. No. Grazie, questa me la devo trovare io. L'intervista, l'autointervista, no, tocca a Mario Giordano e poi tocca alla Fusani e poi tocca a te. Prego. Ma io prima si accennava appunto, diceva Salvini, si decidono gli italiani chi governerà. In queste settimane però abbiamo sentito più volte Berlusconi parlare di una presunta figura di primo ministro possibile, potenziale. Ecco, siccome io non so chi questa persona possa essere, sono molto curioso, volevo chiedere a Salvini se lo sono detti lì sotto l'albero di Natale, chi è questa persona, e se lui accetterebbe di fare il ministro degli interni di questa persona. Perché non lo so, sono curioso. Scendeva dal camino durante la cena. Sono curioso anch'io, ma l'unico modo per togliersi la curiosità è che gli italiani diano un voto in più alla Lega, che non fa mistero che il premier sarà Matteo Salvini. Quindi... Maria Fusani e poi Maria Latella. Ma sono molto collega Salvini. Allora, lei tra pochi giorni avrà una causa, perché come lei sa è stato fatto un ricorso contro la sua nomina a segretario. Tra pochi giorni sarà fissata. Volevo sapere che tipo di lega è la sua, perché Bossi non si sa ancora ad oggi se sarà ricandidato. Sta facendo fuori, mi passi il termine, dalle liste persone molto legate a Maroni. Che tipo di lega è la sua, visto che le stanno chiedendo conto del fatto che è stato anche nominato segretario? È una lega che ha fatto la scelta di parlare è la lega che ha fatto la scelta di parlare a tutta Italia. Bossi mi diceva: stai a Milano, stai a Bergamo, stai a Treviso. La differenza fra me e Bossi è che io domani vado a Cagliari, perché per me l'Italia vince o perde tutta insieme. E quindi non sto solo nel giardinetto di casa mia, ma provo a unire questo paese tenendo in Italia i giovani che stanno scappando. Bossi sarà candidato. Non ho ancora guardato il fondatore della Lega. Ma lei pensa non che candidarmi. Non ho ancora guardato i nomi. Vabbè, non ho ancora guardato i nomi. Lo sa. No. Cioè, in questo momento gli italiani che guardano la televisione dicono: lui lo sa. Anche perché Bossi vale 3% nella sua Lega. Ma le liste si depositano domenica. Vabbè, quello è Bossi. Scusate. Se lo ricorda. Le liste si depositano domenica. Qualcuno di voi stasera va a casa con l'ansia di capire chi candiderà o non candiderà Salvini? Magari qualche suo elettore si aspetta domenica. Su Bossi qualche suo elettore se lo aspetta. Sto dicendo che la Lega non è mai stata così forte come adesso, altrimenti donne come Giulia Bongiorno o professori come Alberto Bagnai non verrebbero da noi. Candiderò chiunque si riconosca nella battaglia della Lega, che si riassume nel motto: prima gli italiani. Allora, questo lo deciderà quindi Bossi. Se sono d'accordo sul fatto che prima vengano gli italiani, è il benvenuto. Senatore, non può sottoporla a un ricatto, è un ricatto. No. Salvini, allora, io sono convinto che i ragazzi italiani siano fra gli infermieri migliori al mondo, i medici migliori al mondo e gli operai migliori al mondo. E sono stufo del fatto che i ragazzi italiani scappino all'estero verso il loro. Voglio chiederle una cosa pratica, concreta. È una che concreta per ora non è. La cosa pratica è, sabato scorso, ospite all'intervista Sky TG24, Matteo Renzi ha detto che se passasse la vostra flat tax, la sua proposta o quella di Berlusconi, il biglietto dell'autobus aumenterebbe a 5 euro. Perché non esistono, in base a quale ragionamento? Non esistono le risorse sufficienti per fare sia la flat tax che per tenere poi i servizi a livello. Posso dare un commento tecnico-politico? Sì, ha detto una cazzata. Va bene, questa è la sua domanda. La mia domanda è... No, la seconda è... Mi perdoni se approfitto dell'occasione. Ma chi tra di voi l'ha detta? Perché la flat tax vuol dire costa che 65 miliardi... il biglietto 5 euro, dai. 65 miliardi... il fatto che se facessi pagare il biglietto a tutti gli immigrati che non lo pagano, magari costerebbe un po' di meno. Vabbè, penso che... Allora, le faccio due conti così.
65 miliardi di flat tax perché vengono a mancare. Questo è, guarda, aspetti, no, non mi dia un altro libro, ma qualche risposta ormai me la devi dare. Ormai io vado in giro con le tabelle, faccio l'uomo 65 sandwich. 65 miliardi, 80 dall'abolizione della Fornero. Lei arriva al Ministero e solo presentandosi ha tolto 145 miliardi alle casse dello Stato. Guardi, ovunque, due paesi diversi come gli Stati Uniti e la Russia, 125, per non citare, perdoni, vabbè, ovunque, dagli Stati Uniti alla Russia, passando per l'Ungheria e la Polonia, ovunque sia stato ridotto pesantemente la richiesta di tasse ai cittadini, lo Stato ha incassato di più. Però mi perdoni, il problema dell'Italia, contestano il passaggio da un sistema all'altro, lì, cioè, c'è, guardi, esistesse la flat tax. Lì c'è spiegato al dettaglio tutto, per i primi anni. Un po' tutti, dai, non c'è tanto lavoro. Intanto lavoro. La rottamazione delle cartelle, i costi standard che impongono alle regioni di spendere la stessa cifra per fare la stessa cosa che secondo Confcommercio comporterebbe un risparmio di 15 miliardi di euro secchi il primo anno. Con quei soldi tu lasci nelle tasche degli italiani più quattrini, e il bello qual è? Che gli italiani, sistemi, se hanno 100 euro più in tasca, ci comprano qualcosa. Se ci comprano qualcosa, il negozio vende quel prodotto. Se il negozio vende quel Maria prodotto, Latella, l'operaio lavora in quella fabbrica. Maria Latella. Il problema dell'Italia, scusi, che non lavora più nessuno. C'è una contraddizione tra quello che dice, perché se gli italiani si ritrovano 100 euro in tasca e comprano qualcosa, com'è che avete detto che gli 80 euro che ha dato Renzi non hanno... 80 euro li ha dati a qualcuno e ad altri li ha richiesti indietro con gli interessi. Quindi già quello... Seconda domanda, secondo lei... Il principio base, poi rispondo anche alla sesta domanda, è che in Italia c'è bisogno di lavoro vero, ma non le tabelle del TG1 che considera come posto di lavoro un contratto di 4 ore al mese. Se qua dentro qualcuno ha il figlio o il nipote che ha un contratto di 4 ore al mese di 15 giorni perché in 15 vale giorni. Come posto di lavoro. Quello è schiavismo. Non è lavoro. Claudia Fusani, Mario Giordano. No, toccava a te, forse toccava a Mario Giordano. Ah no, toccava a Giannini, è vero, tra i due litiganti, Giannini. No, perché ho studiato la tabella, ecco. Cosa ha fatto? No, insomma, quel poco che ho visto. Rispondere a questo fuoco di fila senza domande programmate, senza ospiti preordinati. È vero, va a suo nome. Va riconosciuto. Prego. Ma però qua... La flat tax quindi quanto costa? Quanto gettito porta? Perché qui leggo 63 miliardi, giusto? Il primo anno stimato miliardi. Di minori introiti è quello. E uno deve spiegare come copre i minori introiti per poi dal secondo anno andare a incassare di più. Perché ci sono aziende che aprono, che investono, che assumono gente. Sì, però Salvini, allora il punto è un altro. Guardi. Questa è una possibilità, sì, è una certezza, no. È una possibilità, sì. È una grande certezza è che tutto quello che hanno fatto gli altri prima ha portato gli italiani in una posizione che non abbiamo mai visto. La cosa certa è che le ricette Volanti che hanno applicato gli altri fino ad oggi non hanno funzionato. Va bene, però questa riconoscerà che è una scommessa, è una grande scommessa. Io però dove le l'hanno un applicato aspetto. A funzionare? Allora a Davos sono riuniti i grandi del pianeta, sono stati dati alcune cifre sulla disuguaglianza, no? Sì. Il PIL mondiale nel 2017 è cresciuto di un tot, l'82% di quella crescita è andata all'1% dei paperoni mondiali. La stessa cosa è successa in Italia. Le grandi multinazionali, allora, la flat tax, Google, Amazon. Al di là della copertura, la flat tax, anche sulla base delle deduzioni che lei diceva prima, la sua è stata studiata, la voce.info, un gruppo di economisti hanno fatto un esame di questa imposta che voi proponete, è regressiva, cioè mentre adesso il sistema fiscale fa pagare di più ai contribuenti che sulla hanno di carta. Più, la sua flat tax, le sulla dico carta. Quanto, cioè l'hanno stimato, la sua flat tax, guardi, se applicata, fa pagare a chi appartiene al decile più alto, cioè a un reddito maggiore, il 15% risparmia. Chi ha un reddito intermedio, cioè diciamo alla metà della piramide sociale, risparmia il 2,8%. State facendo un favore ai ricchi, no. Si rende conto Salvini? Breve, ecco Salvini, allora. Mario Giordano, prego. Questo dicono gli economisti.
sono gli economisti che ci hanno portato nella situazione di oggi. Ma no, quelli mica governavano, sto parlando quelli allora, della luce, non è che innanzitutto, governavano loro. È sbagliato punire chi ha successo. Ma nessuno lo vuole. Sto dicendo, è un atteggiamento culturalmente sbagliato, non sto parlando di Giannini, di una certa sinistra. Hai la bella macchina, ti punisco. Vi ricordate la tassa? Sinistra. Vi ricordate la tassa sulle barche di Monti per far piangere i ricchi? Sapete chi ha pianto per la tassa sulle barche? Migliaia di operai che hanno perso il posto di lavoro. Perché il ricco la barca la sposta a rimetterci l'operaio. La tassa unica aiuta soprattutto gli insegnanti, gli operai, i piccoli artigiani. I ricchi in Italia si aiutano da soli. Ma quelli con la flat tax risparmiano di più, capisce? Dell'operaio. Ce lo diciamo. Lei sa quanti sono quelli che in Italia dichiarano più di 200.000 euro? Sono lo 0,2%. Che cosa vuol dire? Che questi vanno all'estero e pagano all'estero alla Marchionne, che spiega agli italiani cosa devono fare e poi paga le tasse in Svizzera. A me piacerebbe che tutti venissero a pagare le tasse allora, in Italia. Allora, Mario Giordano, ma c'è una piccola pausa, tanto Giordano rimane con noi. Piccola pausa.